miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior montaggio, miglior produzione, miglior canzone originale, miglior colonna sonora, miglior fonico di presa diretta, miglior fotografia. È un trionfo assoluto per Anime Nere, Ai David di Donatello. Il film forte di ben 16 nomination conquista i premi più importanti agli Oscar italiani, la più prestigiosa manifestazione per il cinema di casa nostra. Questo successo appartiene a tutti, ma il merito principale è proprio suo, di Gioacchino Criaco, dal cui romanzo è nato tutto, e ai paesi che hanno visto e accolto la lavorazione del film. Africo, la Locride tutta, i giovani del luogo, senza il loro appoggio non ce l'avrei mai fatta, dice Francesco Munzi, sul palco dei David con poche frasi dipinge il percorso di un film corale, vissuto come opera collettiva, come lavoro in stretta sinergia con il territorio. Un lavoro di Munzi, di Criaco, delle professionalità calabresi e della gente. Un film così poteva essere fatto solo in collaborazione con le persone del luogo, e così è stato, ha detto Munzi all'uscita del film, quando dai 13 minuti di applausi a Venezia 71, lo scorso anno, Anime Nere decollava verso un successo in crescendo, con apprezzamento di pubblico e critica, premi, festival internazionali e grande accoglienza sui difficili mercati esteri, quello degli States in particolare, patria incontrastata del grande cinema, dove il film ha visto file ai botteghini e recensioni entusiastiche sulle principali testate. Domani tu vieni con me a Ferraro e ci cerchi scusa. Ma quale scusa? Ma non male che avendo tuo frate non ti portano un po' di rispetto.